Parte la riforma del catasto, fermo dal 1939, che cambierà i valori legati al patrimonio immobiliare. In cosa consiste? Um, consiste in una grande rivoluzione copernicana. Eh, parliamo del 39, parliamo dall'anno scorso dalla delega fiscale che introduce un grande cambiamento con questa riforma del catasto, in particolar modo su quali aspetti. Sugli aspetti legati al fatto che già ah, parleremo e eh, la volontà di avvicinare il più possibile quelli che sono i valori del, degli immobili a quello che è un valore di mercato. Parliamo di coefficienti che verranno inseriti tramite caratteristiche anche degli stessi edifici, eh, quindi soprattutto per la rendita catastale, quindi legata alle locazioni, a quello che è il valore, più di tutti i metri quadri non più in vani, e moltiplicato per un coefficiente che terrà in considerazione gli aspetti fisici dell'immobile, quelle che possono essere state le manutenzioni, quello che può essere stata la messa in regime rispetto alla nuova normativa. Per quanto riguarda il valore patrimoniale, invece in questo caso sempre passando da una grande differenza che è quella dei vani ai metri quadri, il coefficiente andrà a prendere in considerazione le caratteristiche fisiche dell'immobile, quindi quella che può essere la sua localizzazione, quella che può essere la data di realizzazione dell'immobile, le caratteristiche di pregio o meno dell'immobile, gli affacci o meno dell'immobile, quindi tutta una serie di parametri che avvicineranno il più possibile quello che è oggi il valore dell'immobile a quello che è un valore reale di mercato, che precedentemente probabilmente non era così, così semplice così possibile. In che modo la riforma influirà quindi sul mercato immobiliare? Eh, L'intenzione è quella di influire, proprio dato anche a questo coefficiente, questo cambiamento da vani a metri quadri e, e a tutta una serie di prese in considerazione le caratteristiche dell'edificio stesso, ad una maggiore trasparenza. Questo è l'obiettivo, quindi poter essere più eh, interessante, anche appetibile, anche maggiormente competitiva in un mercato immobiliare che comunque è in grande sofferenza, ma che già anche tramite questi grandi cambiamenti potrà vedere una capacità di attrattività maggiore. In più non nascondiamo che è necessario anche guardare che cosa l'estate viene fatto, che a livello mondiale in questo momento in contemporanea ci sono dei grandi cambiamenti, c'è la visione di standard internazionali mondiali tipo gli IPMS, che proprio questo parlano, cioè ragionare anche come il mondo si occupa di misurare gli immobili, che chiaramente andrebbe perfettamente in maniera sinergica a risolvere un problema di trasparenza e competitività a livello di sistema paese.